Ascoltiamo un altro detto, questa volta sempre dei padri del deserto, ma questa volta appartenente ad Antonio il Grande, quello che viene chiamato e conosciuto comunemente come Sant'Antonio Abate. Un tale chiese ad Abba Antonio: che debbo fare per piacere a Dio? E l'anziano gli rispose: fa quello che io ti comando. Dovunque tu vada, abbi sempre Dio davanti agli occhi. Qualunque cosa tu faccia o dica, basati sulla testimonianza delle sante scritture. In qualsiasi luogo abiti, non andartene presto. Osserva questi tre precetti e sarai salvo. In questo caso abbiamo visto gli altri detti dei padri del deserto, dove vengono citati diversi monaci, padri, o magari sono degli anonimi, vengono chiamati degli anziani, o come in questo caso un tale. Non sappiamo se sia un monaco oppure un laico. Teniamo presente che ho già detto in qualche altro incontro che erano molti fedeli che si recavano anche a far visita a questi monaci del deserto per avere una parola di saggezza, di speranza, di spiritualità, ecco, di forza anche per la vita. Anche i consigli che i padri davano, in questo caso appunto Sant'Antonio, non erano solo ed esclusivamente monastici, a volte erano consigli, direi, sapienziali di vita. Tre cose da custodire, tre cose da fare per piacere a Dio, e questa è la domanda che gli pone, ecco, una persona che si reca da Antonio il Grande. La prima, allora, intanto gli dice: fa quello che io ti dico, ti comando, ti consiglio, vedrai che piacerai a Dio. Intanto, dovunque tu vada, abbi sempre Dio davanti agli occhi. Non solo quindi in un luogo specifico, in un luogo consacrato al Signore, come può essere la Chiesa, o in un angolo ritirato, ecco, non solo di tanto in tanto quando ci mettiamo in preghiera, ma dovunque andiamo, dobbiamo avere sempre Dio davanti agli occhi. È sicuramente, prima di tutto, una grazia di Dio che dobbiamo chiedere, ma poi anche una forma di ascesi, una, direi, educazione dello spirito, della mente e anche del cuore. Ecco, fare le cose, lavorare, essere una persona che opera tutto come se, ecco, Dio fosse sempre presente con lui. Come se davanti ai nostri occhi, ecco, ci fosse sempre questa presenza. E quindi tutto ciò che richiede, tutto ciò che noi faremmo, essendo consapevoli di questa presenza. Questo modifica tanti atteggiamenti, questo fa sì che, prima di tutto, davanti alle persone, noi assumiamo un altro atteggiamento.
Questo non significa ovviamente scivolare in una visione che si chiama panteistica, cioè che vede Dio in tutte le cose, ovviamente no, ma averlo davanti agli occhi significa, ecco, avere questa presenza nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro spirito. Poterlo, ecco, vedere con gli occhi spirituali, ovviamente, per controllare, per convertire i nostri comportamenti. Quando incontro un amico, quando incontro, ecco, una persona con la quale ho condiviso magari tante cose buone della mia vita, mi rallegro, sono anche, posso essere felice, ma non basta. Può essere che sia veramente una persona che, mandata dal Signore per essere nostro compagno di viaggio, per essere, ecco, qualcuno che è stato un bastone per noi, un punto di sostegno, di forza. Quando incontro qualcuno, ecco, che magari non sopporto e che mi fa anche ribollire il sangue, pensare che nel rispettarla, questa persona, non dico di prostrarci e di stendere i tappeti rossi, ma dico, ecco, di esercitare il rispetto. Ecco, io in questo atteggiamento è come se avessi Dio davanti ai miei occhi. Quando non mi lascio trascinare dall'indifferenza nei riguardi di tutto ciò che mi circonda, nei riguardi anche della sofferenza, della difficoltà di chi ci sta attorno, ecco, in questo caso io ho Dio davanti ai miei occhi. Non è un semplice buonismo, non è un semplice operare il bene per tanto per farlo. No, è perché ci riteniamo alla presenza del Signore e ce l'abbiamo davanti. Il secondo pilastro, la seconda cosa da custodire è di basarci sulla testimonianza della Scrittura. Questa è una cosa molto importante, è un, direi, un punto veramente di fondamenta per la costruzione della casa, perché l'ascesi del monaco è proprio quella di meditare le Scritture e realizzare i precetti di Dio. La spiritualità dei padri del deserto affonda le radici, l'abbiamo detto già altre volte, ma torno a ripeterlo, nella parola di Dio. La Bibbia diventa il libro del monaco, la regola di vita, è quella parola che lo plasma, che gli dà forma e che giorno dopo giorno lo crea e lo ricrea, eh? Creare di nuovo, lo rinnova. Il terzo punto sulla questione poi della scrittura, sul basarsi su questa testimonianza, ci torneremo varie volte, ecco, nel corso dei nostri incontri,
perché è un tema di base che sempre riaffiora e quindi avremo modo di ritornarci varie volte, di aggiungere qualche riflessione e considerazione in più. C'è qualcosa peraltro anche di molto attinente anche al periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere adesso nel tempo di Avvento e quindi prima della grande festa di Natale ci torneremo su. L'ultimo punto è la smania di muoversi, cioè rimani fermo lì dove sei, non per vivere in una clausura, non tutti chiaramente i cristiani, ringraziamo il Signore per questo, ma saper cercare il Signore laddove mi trovo, questa è una cosa importante. Ecco, non vagabondare vuole dire. Non andare in giro da una parte all'altra, non è che sta dicendo non vi dovete muovere, ci sono persone che per lavoro devono prendere l'aereo talvolta anche ogni settimana e non è lì il problema è di chi va in giro cercando Dio, andando, da un capo all'altro della terra senza arrivare poi a una stabilitas. Ecco, il modo migliore per trovare il Signore è saperlo cercare nel posto in cui lo stesso Signore, ecco, mi ha, collocato nella mia storia di salvezza e di vita. Oh, yeah.